Giacomo Ciriello si trova nel carcere aretino dalla notte in cui uccise il padre Raffaele sparandogli al volto. Era la notte tra domenica 26 e lunedì 27 febbraio quando il giovane appena 18enne esplose 3 colpi di fucile da caccia, uno verso la campagna e 2 contro il padre. Mercoledì mattina è stata svolta la prima visita medico-psichiatrica sul giovane. L'obiettivo della perizia voluta dalla difesa è quello di verificare le condizioni mentali del ragazzo. I medici hanno conosciuto in mia presenza Giacomo per la prima volta, torneranno a fargli visita, a parlare con lui e a sottoporlo a tutti i test del caso molte volte ancora. Quindi una diagnosi non c'è oggi e non ci sarà neanche nel brevissimo, da quello che ho capito. Cioè il vostro interesse, il vostro intento è però capire quali siano le condizioni di questo ragazzo. È ovvio, perché se è ammalato, perché semmai di quello si parla, ha diritto ad essere curato soprattutto, no? Quindi al di là di quello che stanno facendo nella struttura, e devo dire che si stanno tutti adoperando all'interno della struttura carceraria in maniera esemplare, veramente, c'è solo da fargli i complimenti. Lui ha diritto ad essere visitato da medici di fiducia della sua famiglia, cosa che io ho interpretato, e adesso anche loro, dopo averlo sentito ripetutamente, stamani mi è stato spiegato che non sarà una, due o tre volte, ma saranno forse di più, le occasioni, all'esito delle quali speriamo che si arrivi ad una diagnosi. Se c'è una diagnosi, e se non c'è una diagnosi vuol dire che meglio per Giacomo da una parte e dall'altra un po' meno. Giacomo è rimasto in silenzio e chiuso nella sua solitudine dalla notte dell'omicidio. Ha incontrato la mamma, comunque ha espresso la volontà di incontrare familiari, amici, la mamma, la nonna. Ancora invece manifesta la volontà di non voler incontrare nessuno. In sostanza io sono l'unico soggetto esterno, estraneo alla struttura penitenziaria che ha un rapporto con lui, fino a stamani, da stamani anche i suoi medici, con i quali devo dire è stato subito collaborativo, quindi insomma ben disposto. Hai pentito Giacomo di quello che è successo? Non ne ho la più pallida idea, non glielo so dire. Ha parlato di quella notte? No, per una scelta, dettata dai consigli dei medici, e perché in questo momento sarebbe